quattro vene nere che giurano sudore, Charles Mingus. Ho quattro vene nere che suonano giù, in basso. Ho quattro vene nere e un grosso contrabbasso, Charles Mingus. D'amore, per una notte così, non ho niente da fare che stare a guardare come tu ti venderai, Charles Mingus. Ho quattro vene nere scritte sopra il cuore, ho quattro vene nere e una vita tutta da rifare, ho quattro vene nere che voglio tagliare, Charles Mingus. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Lover, man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Lover, man, oh, where can you be? Per una notte d'amore, per una notte così, non ho niente da fare che stare a guardare come tu ti venderai. Ah, donna lì, donna lì! Io sono troppo grosso per entrare in questa vita fatta di promesse troppo care, così difficili, così costose da pagare. I've heard it say that the three of romance can be like an heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me, strange as it seems. Someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what I've been missing. Lover, man, oh, where can you be? Per una notte d'amore, per una notte così, io non ho niente da fare che stare a guardare come tu ti venderai, Charles Mingus. I've heard it say that the thrill of romance can be like an heavenly dream.
go to bed with a prayer that you'll make love to me, strange as it seems. Someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ear, sagging and kissing. Oh, what I've been missing, lover, man, oh, where can you be? Caro dottore, in altre parole invece sono tre persone. La prima occupa sempre il centro, indifferente. Lei non ha preoccupazioni, non ha emozioni. Lei osserva, aspetta l'occasione di esprimere quello che vede alle altre due. La seconda, vede, dottore, come un animale spaventato che attacca perché teme di essere attaccato. E poi invece c'è un'altra persona. Quella è una persona piena d'amore, forse troppo, sa? Che permette agli altri di penetrare nel sancta sanctorum del proprio essere, si fa insultare, si fida di tutti, firma contratti senza leggerli e si lascia convincere a lavorare sotto costo, addirittura gratis. Ma quando si accorge che l'hanno fottuto, allora vorrebbe uccidere, vorrebbe distruggere tutto quello che gli sta attorno, compreso se stesso, per punirsi di essere stato tanto stupido. Ma non ce la fa. E allora, caro dottore, si rinchiude dentro se stesso. Scusa, Charles, ma quali di questi è reale? Cioè, dimmi, qual è il vero Charles Mingus? Cazzo, dottore, sono tutti reali. Quello che osserva e aspetta, quello che attacca per paura, quello che si fida e ama, invece si ritira ogni volta che si accorge di essere stato fottuto. Mingus primo, Mingus secondo, Mingus terzo. Ma scusa, qual è l'immagine che tu vuoi mostrare agli altri, Charles? Ma che cazzo me ne importa di quello che vedono gli altri, dottore? Io vorrei solo capire che pensare di me stesso. Io non posso certo cambiare il fatto che sono tutti contro di me. Tutti, tutti si oppongono al mio successo, dottore. E chi sarebbero gli altri, Charles? Come chi sarebbero? Sarebbero gli impresari, eh? Tutti questi piccoli manager di merda, con i loro uffici di lusso, che dicono a me, al nero, all'uomo nero, che tutti noi siamo degli spostati, a pretendere di avere una parte del nostro raccolto. Ecco, vede, dottori, i musicisti sono vittime del razzismo, tanto quanto un qualsiasi povero stronzo nero in mezzo alla strada. Certo. A loro sta bene che le cose non cambino affatto. I commercianti della musica
Sono talmente occupati a vendere quello che va per la maggiore che stanno soffocando a morte la gallina che ha fatto per loro tutte quelle uova d'oro. Hanno ammazzato Lester Young. Hanno ammazzato Charlie Parker Bird. Hanno ammazzato Fez, Teodoro Navarro e ne ammazzeranno altri, vede dottore? E probabilmente ammazzeranno anche me, Charles Mingus. Io non farò mai soldi. Anzi, io pagherò sempre di persona perché apro la bocca per sputtanare gli agenti e gli imbroglioni. Sì, è proprio quello che ho voglia di fare stasera, parlando con lei, che è il mio dottore, il mio analista. Charles, scusami, ma tu che cosa avresti voluto nella tua vita? Io? Io avrei voluto suonare. Suonare e nient'altro. E che ne pensi del jazz, Charles? Fino ad ora non credo che nessuno abbia dato niente di importante dopo Charlie Parker Bird, tranne i suoi contemporanei che sono stati ignorati all'epoca, Thelonious Monk, Max Rollins, Bud e forse altri, forse persino io, sa? Vedi, allora Charlie Parker Bird suonava quella che oggi chiamiamo avant-garde, eh? Accoppiavano settime maggiori e minori, suonando una quarta sopra, sotto le tonalità. Beh, roba del genere. E la gente diceva che strideva. Beh, adesso capiscono cosa significavano quegli stridi. Tutta questa storia del free jazz, dimenticarsi della battuta, beh, non è una novità. Io lo facevo già. E prima di me lo faceva Duke Ellington. E prima ancora Jelly, Roll, Morton. Io ho scritto What Love nel 42, caro dottore, suonando la combat di Colette e Brett Woodman. Beh, proprio ultimamente un musicista le ha dato un'occhiata per dire che non si poteva suonare. Che era troppo difficile quella musica, dottore. Beh, ho letto di te su una rivista. Non mi avrai mai detto di essere così famoso, Charles. Dottore. Dottore, sa una cosa? Non vuol dire un cazzo essere famosi. È un trucchetto messo in piedi da quelli che ci hanno comprato. Loro ci fanno diventare famosi, poi ci danno anche dei nomi, sa? Sì, il re di questo, il conte di quello, il duca di non si sa bene che cosa. E comunque noi neri moriamo senza il becco di un quattrino. E ti dirò, dottore, qualche volta sono convinto che preferirei morire piuttosto che dover affrontare questo mondo di bianchi. Siamo sulla strada giusta, Charles. Tu tieni tutto in caldo fino alla prossima volta. Ciao, Chase. Ciao e fanculo, dottore.
l'Orchestra Sinfonica della Jordan High School, alla quale mancava un violoncello, aspettava il mio Charles. Il bambino prodigio della scuola elementare della 111esima strada, che era stato per tanto tempo nella Los Angeles Junior Philharmonic. Ma all'età di 15 anni non era ancora pronto per la lettura a prima vista di brani difficili. Lavorava principalmente di solfeggio. Con un addestramento adeguato, il suo talento naturale avrebbe potuto svilupparsi in una capacità di lettura superiore. Se non fosse passato nell'orchestra degli anziani, sotto la direzione di Mr. Lippi, italiano di Firenze. Il suo primo giorno gli misero sul leggio dei brani di musica talmente complicati che lui non riuscì mica a eseguirli, no? E allora Mr. Lippi lo rimarcò ad alta voce di fronte a tutti, aggiungendo un po' in tono paternalistico. Beh, d'altra parte, no? Io ho notato che la maggior parte dei negri non sa leggere. È un ragazzo chiamato William Marcel Collette, che suonava il clarinetto nell'orchestra degli anziani di Mr. Lippi, aveva assistito all'umiliazione del mio ragazzo. Era un musicista straordinario lui, già padrone della tecnica classica, e di fronte alla disperazione di Charles rise commentando: ma guardati Charles, ma lo sai che sei proprio buffo? Quello era Buddy, che più tardi lo fece passare al basso e lo aiutò a perfezionare il suo talento musicale e in seguito anche la sua anima di uomo. Beh, da parte del signor Lippi c'era da aspettarsi un certo razzismo, no? Dopotutto, da bianco pensava a se stesso come un bianco. Ma la comunità nera di Watts aveva una propria scala gerarchica, come qualsiasi altra comunità media americana di negri attivi. Troppo occupati a lavorare come schiavi, pur essendo uomini liberi per essere in grado di valutare se stessi e la propria reale posizione nella società americana. Alcuni di questi, più vecchi di 3, 4, 5 anni, scelsero Charles come un capro espiatorio, perché lui, sì, lui era un bastardo. Perché lui era un meticcio. Più chiaro di alcuni, ma non abbastanza chiaro da appartenere alle élite dei quasi bianchi, non abbastanza scuro per far parte dei bellissimi neri eleganti. E ogni qualvolta, guardandosi allo specchio, si chiedeva: che cosa sono io? Allora gli sembrava di vedere una serie di etnie, lui: indiana, africana, messicana, asiatica, anche bianca, per tutta la gioia di suo padre. Lui, Charles, voleva essere una cosa o l'altra, e invece no, era un po' di tutto, senza essere nulla di preciso. Senza razza, senza paese, senza patria né amici. Questo era Charles. Tutto quello che voleva essere era venire accettato da qualche parte. Ma questo non accadeva. E allora? Beh, allora vaffanculo! Diventò qualcosa di diverso lui. Lui si innamorò di se stesso. E andate tutti a farvi fottere! Patetici teste di cazzo razzisti, pensava. Io scruto le anime dentro e fuori. Niente razza, niente colore, niente sesso. Non fatemi vedere nessun tipo di pelle, perché io vedo attraverso e scopro l'odio nelle vostre piccole anime sottosviluppate. Io capivo cosa cercava di fare Charles. Io conosco altre persone che vivono dentro quel deserto, del tutto privo di colori. Mm-hmm.
Durante la sua 17ª estate, Charles lustrò scarpe camminando almeno 15 o 20 miglia con la sua cassettina ogni giorno, tessendo il suo percorso su per un isolato, giù per quello successivo, arrivando fino al viale principale di Compton City, oppure 5 miglia più giù, verso il centro di Los Angeles. E qualche weekend fece perfino 50 miglia, sino a Santa Monica e ritorno, viaggiando sui suoi pattini a rotelle marca Union. Scomparve dai suoi soliti punti di ritrovo, gli amici non lo videro più. Un giorno, mentre appoggiato a un lampione all'angolo fra la 103ª strada e San Pedro, leggeva un libro in attesa dei clienti, un giovanotto nero, alto, ai tanti, gli si avvicinò. «Ehi, ma tu non sei quel ragazzo che suona il violoncello, per caso? Ti ricordi di me? Sono Batty Collette». Presentò i ragazzi che stavano con lui, Major Harrison, Charles Merton, Crosby, Lewis, Ralph Bledsoe, tutti ridevano e sghignazzavano, anche se Charles non capiva cosa ci fosse di divertente. «Senti», gli chiese Buddy, «non ti piacerebbe fare la grana? Eh? Portare i vestiti più ganzi all'ultima moda? Guardati un po'. Ma guardati! Sei vestito come un barbone, cazzo!» «A me dei vestiti non mi frega più niente, veramente». «Ma non ti piacerebbe avere le più belle fighette della città?» Charles disse che quello non gli sarebbe dispiaciuto per niente. «Bene, bene. Allora entra alla Union», disse Buddy. La Union era un club privato di Watts che aveva iniziato raccogliendo tangenti da lustrascarpe, strilloni, bibitari in cambio di protezioni contro i bulli e i teppisti tipo Fezzi e la sua banda. La vittima non doveva fare altro che dichiarare: «Ho pagato la mia quota alla Union!» ed era al sicuro. Più tardi gli interessati della Union si erano spostati sulla musica, per cui le feste private, le riunioni, no? Organizzate da loro facevano parlare e spettacolare tutta Watts. «Procurati un basso, Charles, e ti facciamo entrare nella swing band della Union», disse Buddy al mio ragazzo. «Abbiamo un posto per te». «Come, scusa, procurarmi un basso?» «Certo, Charles. Ma tu non l'hai capito? Guardati, tu sei un nero. Non ce la farai mai nella musica classica, per quanto bravo tu possa essere. No, 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 no. Tu, se vuoi suonare, devi suonare uno strumento da negro. Non puoi sbatterti un violoncello. Perciò ti tocca imparare a sbatterti il basso. Charlie». Beh, a Charles piaceva come parlava Buddy. Ammirava il suo portamento orgoglioso, il suo tono da adulto, oltre al suo bellissimo aspetto da nero nero. Perciò tornò a casa, discusse a casa con il padre, spiegandogli che aveva la possibilità di guadagnare un sacco di soldi se scambiava il suo violoncello con un contrabbasso. Ma i suoi genitori, non sapendo come al solito di che cosa stesse parlando, ma sperando per il meglio, si dichiararono pronti ad aiutarlo. Il giorno dopo lui e Dead Mingus scesero in centro a Los Angeles, da Shermer a Broadway, scambiarono il violoncello con un contrabbasso nuovo, di zecca, di fabbricazione tedesca, e Dead in aggiunta sputò fuori altri $130. Il mio ragazzo aveva fretta di uscire con le più belle fighette della città, perciò telefonò a Brady Woodman, gli chiese il numero di Joe Comfort. Joe era il bassista dei Woodman Brothers, la migliore jazz band dei ragazzi di Watts. «Joe? Sì? Sono Charles Mingus. Dimmi, senti, come faccio a imparare il contrabbasso, Joe? Ce l'hai?» «Sì». «Beh, accendi la radio, mettiti a suonare, così come ho cominciato io». Beh, senza neanche sapere il nome delle corde o l'accordatura del suo strumento, Charles cominciò a esercitarsi per ore, in piedi, davanti all'apparecchio radio RCA.
che stava in salotto, dopo qualche settimana cominciò a farci anche la mano. Sì, riusciva a eseguire quello che sentiva usando la diteggiatura del violoncello. Allora richiamò Joe Comfort e gli disse: «Joe, credo di saperlo suonare ora». «Però c'è un problema». «Dimmi, come lo accordo?» «Come lo hai accordato finora, Charles?» «Beh, l'ho lasciato com'era quando è arrivato da Schirmer, dall'alto al basso». Charles canticchiò: «Mi, la, re, sol». «Ma figlio mio, cazzo, l'hai accordato al contrario, stronzo. Questa è l'accordatura del violino. Devi ricominciare da capo. Accordalo sol, re, la, mi». E come sarebbe, Joe?» Joe Comfort gli canticchiò le note. «E accordalo così. Continua a esercitarti con la radio e procurati anche qualche disco. La prima volta che ci incontriamo per strada, ti do io una lezione». Più tardi Charles scoprì che Joe riusciva a suonare orecchio qualsiasi strumento. Certo, questa era la sua abilità. Non aveva mai neanche cercato di leggerla, la musica. Ascoltava gli altri, tang, e beccava tutte le note giuste. Allora Britt diceva che Joe riusciva a sentire una nota molto prima che cominciasse anche a vibrare. «Però attento», gli diceva Britt, «nessuno è veloce come Joe Comfort. È meglio che impari a leggere almeno un po'. Comunque non ti preoccupare, Charlie, perché tutto quello che fa un bassista è tenere il tempo». Era il 1923. Key West, Florida. Era nato lì un tizio chiamato Fats Theodore Navarro.
un trombettista jazz, uno dei migliori del mondo. Lui e il mio ragazzo Charles si incontrarono per la prima volta in una fredda serata invernale del 1947 nella Grand Central Station di New York City. La band di Lyon and Hampton era appena scesa dal treno di Chicago quando Benny Bailey salutò allegramente, tagliò la corda, partiva per Parigi, Francia. Infagottato, nei cappotti tutti stavano raggruppati sotto l'orologio in attesa del nuovo arrivo nella band. E allora arrivò. Un tipo grosso, grasso, si avvicinò, portando una valigetta da tromba e chiese con una voce incredibilmente stridula: «È questa la ciurma di Hampton?» E Britt Woodman presentò Fats Theodore Navarro. Nelle squallide stanze d'albergo, con i loro antiquati lettoni di ottoni che sprofondavano come amache sotto l'enorme peso di Fats, il mio Charles e lui cominciarono un dialogo che sarebbe continuato più o meno intensamente fino al momento in cui sarebbe finito per forza di cose. «Ehi, Charles, ti piacciono tutti i tipi di musica, eh? Io sono nato a Key West, in Florida, sai? La mia famiglia è cubana. E tu la suoni, la musica cubana?» «Beh, no, non è che ci so fare tanto, Fez. Conosco qualche pezzo messicano, niente di più.» «Stammi intorno, ti porterò in qualcuno di quei posti. Puoi buttarci dentro qualche nota se vuoi. Suoni qualche altra cosa oltre il basso?» «No, se mi è possibile cerco di non farlo. Ma quando lavoro agli arrangiamenti per molto tempo, e qualche volta butto le manacce anche sul piano. Adoro sentire quello che faccio al piano. Con chi hai lavorato finora, Mingus?» «Ah, Illinois Jacquet, Alvino Ray. Ah, anch'io ho suonato con Jacquet. Hai suonato con Dizzy Bird quando stavamo in California? Vedi, io ho sentito di te prima che tu sentissi di me. Ho parlato con Jacquet e qualche altro. Beh, non sei mica così sconosciuto, sai, Charles. Una volta anche Miles Davis ha suonato con te. Ci parlava sempre della band che avevate.» «Ah, ti parlava di noi? Ma se cazzo, non diceva mai una parola, pensava solo al suo minchia di strumento. Come cazzo devi comportarti quando un tizio non ti dice nemmeno ciao? E questo è il sistema, Fats. Il sistema che tiene divisi noi neri.» Capisco cosa vuoi dire. Vuoi dire che sei così occupato a fare quattro soldi col tuo trombone che non hai neanche il tempo di badare la tua razza, vero, Charles? Devo sbrigarmi ad andare al centro a vedere un tizio bianco, non ho neanche il tempo di darti la mano. È dai bianchi che dobbiamo andare a suonare, Charles. E dov'è questo posto, Fats? Proprio davanti ai loro occhi. Loro sanno che noi sappiamo dov'è. Accidenti! Mingo, se siamo loro proprietà, se non siamo loro proprietà, ci spingono fuori di scena. Per l'uomo bianco il jazz è un grosso affare, tu non ti puoi muovere senza di lui. Noi siamo solo formiche operaie. Lui ha i giornali, lui ha le agenzie, le compagnie discografiche, tutti i posti che vendono jazz al pubblico. Se tu non sei disposto a venderti e cerchi di combattere, non ti assumono, trasmettono una cattiva immagine di te con quella falsa pubblicità. Vendersi? Scusa, Fez, a chi? Scusa, prendi Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Lyon Hampton, tutti i grossi capi di orchestra famosi. Non mi dire che agenti e impresari sono proprietari di gente famosa come quella, no? Charles, tu sei un bravo ragazzo della California. Io non voglio deluderti, ma ci sono passato in mezzo a tutta quella merda e ho dovuto imparare ad arrabattarmi con altre cose per tirare avanti. Ho imparato a mie spese che non basta farsi avanti solo con la musica in mezzo a questa lurida strada infestata da banditi. Perché ai soldi io preferisco ancora suonare. Nessuno diventa milionario con il jazz, Mingus, ma è così che vanno le cose. Quelli che non dovrebbero hanno in mano tutto, e i puri
sono in mezzo alla strada, con me, con Charlie, Parker, Bird, con Billie Holiday. E ci piove addosso, cazzo, amico mio. Io stavo meglio quando nessuno conosceva il mio nome tranne i colleghi. Puoi giurarci che non è più jazz. Quando i trafficoni si infiltrano, quando mandano avanti la baracca solo per la loro grana, escludendo persino gli agenti neri. Ti intrappolano, Charles, ti fregano sul conteggio dei dischi venduti e se tu ci stai, allora raccontano al mondo che tu sei un vero genio della musica. Ma se non abbocchi, e allora spargono la voce che sei un grandissimo rompicoglioni testa di cazzo, come hanno fatto con me. Poi se qualche onesto gestore di locale cerca di scritturarti, di metterci in contatto con te, allora gli dicono che non sei disponibile, che non tiri il pubblico, che sei capace di farvi a pezzi il locale, peggio di un gorilla. E tu non ne saprai mai niente. Se non per caso. Ma se ti comporti bene, se sei uno schiavo ubbidiente, allora le trovi le scritture, anche se è pagato sempre meno dei bianchi che copiano il tuo modo di suonare. Mentre probabilmente la gente o il proprietario si intascano la differenza. Ma scusami, no Fez, scusami, io conosco un sacco di musicisti con agenti che prendono una percentuale giusta, i 15, il 20, il 30%. Chi te l'ha detto, Mingus, amico mio? Chi cazzo te l'ha detto? Di Spock, il grande capo nero, non è neanche proprietario del 50% di se stesso, Charles. Il suo agente si becca il 51 e il 49 va a una società a suo nome che lui non controlla. Lui prende $500 la settimana e sta zitto. Però cazzo è famoso, Mingus, capisci? Lui è famoso. Senti, Fez, nessuno ha puntato una pistola addosso a Chris Poker per fargli firmare un contratto di questo genere, eh? Sei sicuro? Eh? Fez, sei proprio sicuro? Una volta, ha alzato la testa. E loro lo hanno cacciato dai locali del sindacato, Charles. Ha dovuto sciogliere la band laggiù in California. Ha cercato di scornarsi da solo, con nessuno, tranne la sua vecchia che lo aiutava a combattere il sistema. Mingus, quella... è la pistola più grande del mondo da puntare alle costole di un uomo. Si chiama fame. Fame. Perciò si è venduto di nuovo. Adesso ha un locale col suo nome, che però non è suo. Oh, una ruga amara. Mingus, sulla tua fronte. Io penso a quando Peggy Lee, la cantante dei bianchi, si esibisce in qualche club dell'East Side. L'applauso più grosso arriva quando lei dice: ora farò la grande Billie Holiday. Sì. E Billy è in mezzo alla strada. Mentre tutti dicono che è drogata a marcia. Avevano incastrato Billy così bene che la pagavano per modo di dire. Ogni sera, dopo il lavoro, le mettevano in mano qualche spicciolo, appena abbastanza, per farla ritornare il giorno dopo. Ti ci costringono loro, Mingus. Ti hanno messo sotto, amico mio, e non ti lasciano tornare a galla. Ma scusami, Fez, se tu hai ragione, perché qualcuno dei grandi uomini d'affari neri non si fa avanti? Scusami, perché non si sono accorti che è una miniera di diamanti? O perché sono troppo occupati a razzolare nel loro angolo di pollaio di schiavi? O forse semplicemente perché hanno paura dei bianchi? Quando comincia a dire ai neri di svegliarsi, di prendersi il posto che gli appartiene, è come scassinare la cassaforte dell'uomo bianco, Mingus. Questo è pericoloso.
Quando arriverà il giorno in cui l'uomo nero dirà «Voglio quello che mi appartiene!» Beh, Chas, nascondi la famiglia e procurati dei fucili. Scusami, tu hai detto che i soldi non dovrebbero essere importanti per un musicista, vero Fez? Se tutti noi rinunciassimo alla fama, alla ricchezza, se suonassimo solo perché ci piace come i jazzisti prima di noi, eh? In serate private per gente che ascoltasse con rispetto noi suonatori, noi artisti! Allora tutti saprebbero che i musicisti jazz suonano per passione, no Fez? Bravo, belle parole. Però credevo che avessi dei bambini, Mingus. Non hanno bisogno di niente laggiù in California? Sì, sì. Beh, vabbè, Fez, scriverò un libro. Quando l'avrò venduto non suonerò mai più per soldi, ecco. Comporrò di tanto in tanto, prenderò in affitto una sala da ballo per fare una festa. Ecco, pagherò qualche grosso musicista per suonare un paio di cose e improvvisare tutta la notte. Ecco che cosa farò, Fez. Questo era il jazz in origine. Liberarsi della solita solfa. La rottura di scatole, il lavoro, vivere, sentire la vita in maniera diversa. Che ne pensi? Mingus, amico mio, e quei piccoli mangioni che hai? Quando gli comincia a borbottare lo stomaco e in bocca non hanno niente altro che gengive, denti, lingua, che cazzo fai? Suoni per soldi o fai il pappone? Beh, ho già provato a fare il pappone, Fez. Non mi è piaciuto. Ecco, bravo. E allora ti rimane una cosa sola. Suonare per soldi. Eh sì, lui e il mio ragazzo si sarebbero incontrati, avrebbero parlato ancora molte volte, prima di quel giorno del luglio del 1950, quando Fez Navarro morì a New York di tubercolosi e di droga. Aveva allora 26 anni. Southern Tree bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Pastoral scene of the gallant South, the bugging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh, and the sudden smell of a bird in flesh. Here is the fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for a tree to draw. Here is a strange and bitter cry. Pronto? Pronto, Ned? Sei tu? Sono al Bellevue. Sì, all'ospedale psichiatrico, sì, al manicomio. Sì, non posso parlare molto, cazzo, da queste parti c'è un...
C'è un cazzo di nazista che si chiama Dottor Bonk, qualcosa del genere. Dice che tutti i negri sono dei paranoici. Sì, lui conosce il trattamento giusto per tutti loro, vale a dire la lobotomia frontale, net! La lobotomia frontale è una testa di cazzo bianca piena di pregiudizi, così convinto della supremazia della razza bianca, che sta mandando all'aria da solo tutta la faccenda dell'integrazione razziale in America. Net, Net, ho paura, non mi fanno uscire, devi tirarmi fuori di qui, cazzo, Net! Aspetta, aspetta, Charles, fermati. Prima di tutto, come cazzo ci sei entrato dentro il manicomio? Beh, se hai mal di denti vai dal dentista, no? Perché io ho pensato che se uno dei problemi di testa viene qui in manicomio. Ma non hai chiamato il tuo analista? No, non mi ricordavo il suo numero. Farò tutto quello che posso, Charlie. Questo lo sai, sono il tuo avvocato. Gli telefonerò io. Charles, ma sul serio è per quello che non mi hai chiamato la notte che sei finito al manicomio del Bellevue? Dici veramente non ti sei ricordato del mio numero? No, non lo so. Ecco, dottor Wallace, no, non lo so. Ecco. Beh, per combinazione in quei giorni io non c'ero. Forse è stato meglio così. Cerca di parlare, Charles. Andiamo. Apriti, parlami. Non mi esce niente. Prova. Beh, cazzo, ero arrabbiato, dottore. Tu stavi giocando con me quando ho mancato due appuntamenti. Mi hai scritto dicendomi che non potevo ritornare. Te lo ricordi questo, eh? Sì, tu mi avevi cancellato, dottore. Vedi, dottore, tu sei tutto quello che potrei essere io se riuscissi a trovare la mia tana, la mia tacca sul bastone, la mia comitiva. Dopo quello che hai detto, non volevo importi la mia presenza. E per di più ti dovevo dei soldi. Naturalmente non sapevo cosa avrebbe voluto dire il Bellevue Hospital. Non lo sapevo che cos'era un manicomio, dottore. Io pensavo solo ti mettessero a letto per farti riposare. Io ero teso, stanco e non riuscivo a pensare chi ero. Ecco, io volevo solo questo, dottore. Sdraiarmi e dormire. Vede, ero come un bambino perduto, con tanta gente che si accalcava intorno a me e che nessuno mi amasse. Il mio cervello era come un televisore impazzito che trasmetteva alternativamente fotogrammi di film a colori, in bianco e nero. Vedevo facce, vedevo corpi che si rivolgevano a me, Barbara, i miei bambini, donna lì, Mary, agenti, proprietari. Tu, cazzo, dottore, tu! Io continuai a camminare per la città cercando di pensare a che diavolo avessi combinato nella mia vita. Ecco che cosa facevo. Beh, se non altro avevo inciso 15 dischi come solista, più un centinaio di altri. Avevo suonato in un sacco di locali, di concerti, avevo avuto riconoscimenti in più situazioni di quante ne riuscissi mai a ricordare. Insomma, è vero, avevo scritto della buona musica. Avevo lavorato con gente grande che mi piaceva. Era quasi mezzanotte. Facevo un freddo del cazzo e non credo che avevo neanche una giacca addosso. Andai avanti finché non vidi i cancelli dell'ospedale del Bellevue. C'era un tizio dentro una garitta e io andai a chiedergli come si faceva per entrare lì dentro. Lui non voleva aprire il cancello, parlavamo attraverso le sbarre. Allora io gli dissi: ehi, amico, sono 3 settimane che non dormo. Guarda che questa non è una casa di riposo. Questo posto è per quelli che non hanno più la testa, i matti. Quando arrivai era quasi mezzanotte, dottore. Io rimasi a pregare quella guardia di farmi entrare finché il cielo cominciò a schiarire. Era un negro, grosso, parlava ancora educatamente, quando aprì il cancello dicendomi di entrare. Appena arrivai alla seconda porta sentì la differenza del tipo: sorpresa! Grandissimo testa di cazzo!
Ti stavamo aspettando, Charles Mingus. Ecco un caso speciale. Allora il mio amico guardiano disse: Billy, eccolo il pazzo che vuole entrare. Mentre due grossi tizi bianchi, camici bianchi, 1,90 m, 100 kg l'uno, mi infilano una camicia di forza prima ancora che me ne accorga. Allora io dico alla guardia: amico, forse avevi ragione. Dopotutto non mi sento mica così male. Come sarebbe a dire? Ma non ti senti così male? Brutto stronzo! Stai dando del pazzo a me? Non sono stato 6 ore ad ascoltarti mentre mi pregavi di farti entrare, coglione! E uno di quelli in camice bianco mi dice: andiamo, Bill, portiamo questo pazzo alle celle. E in quel secondo seppi che il Bellevue Hospital non era il posto giusto dove andare a chiedere aiuto, perché la loro idea era di far rientrare la gente nella normalità, spaventando. For the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sigh, for the sun to rot, for a tree to drop. Strange and bitter groan. Charles, eri per caso incazzato? No. No, non ero incazzato. L'ira è un'emozione che contiene un po' di speranza, dottore. Io invece mi sentivo senza speranza. Il guardiano era così gentile e cortese finché io stavo fuori, fuori dal manicomio. Ma ora stavo nella gabbia dei matti. Allora capivo che mi avevano fottuto alla grande. Allora mi misi tranquillo, non feci alcun contromossa. Mi portarono in una stanzetta contigua a una corsia. Le luci erano tutte accese. Attraverso i vetri vedevo centinaia di persone addormentate là dentro. Bill mi tolse la camicia di forza e mi disse: spogliati, mettiti questo, coglione. Era un pigiama con la giacca che si abbottona con gli automatici sulla schiena. E un accappatoio e delle pantofole di cotone. Volevo telefonare a qualcuno, dottore, chiunque, chiunque, pur di tirarmi fuori di lì, ma non mi permettevano. Dopo qualche ora mi portarono da un ometto tozzo, la struttura di Winston Churchill, con una testa calva come un uovo, rotonda, lucida, un nome che suonava come dottor Bonk, ecco. Portava un apparecchio acustico. Ero talmente stanco che riuscivo appena a sentirlo mentre mi faceva le domande. Lui continuava a ripetere: siamo qui al Bellevue per aiutarla, Mingus. Io vengo da altro paese, vengo da Svizzera. Avevo una piccola ciste sebacea su un braccio. Lui trovò i segni delle iniezioni dimagranti che il dottore mi aveva prescritto. Allora mi chiese subito se era un negro drogato abituale. Sì. Cercai di spiegargli, ma non mi credette. Lo capivo da come i suoi occhi mi fissavano da dietro le lenti, senza montatura. Poi lo sentì dire all'altro dottore: i negri, caro collega, sono gente paranoica, irreale, credono di avere sempre tutto mondo contro. Io dissi: ma mi dica, dottore, intende tutti i negri del mondo o solo i negri in questa stanza? Vedo che sta arrivando Mingus adesso, vero?
Questo è sicuro, Herr Doktor. E mi dica, è curabile questa paranoia che abbiamo tutti noi negri? Oh, già, sono molto felice di poter dire questo. Io posso curare questa malattia con semplice operazione del lobo frontale. Si chiama lobotomia. Poi lei, mi creda, starà benissimo. Scusami, Charles, ma tu sapevi che cos'era una lobotomia? Cazzo se lo sapevo, dottore! Ecco perché ero così spaventato. Io avevo letto un articolo sull'argomento, su Life, e avevo pensato, beh, adesso so cosa voleva dire Bud Powell con il suo pezzo Glass Enclosure. Non avevano bisogno di tagliuzzargli il davanti della sua testa per insegnargli a proteggersi dai suoi demoni. Seen all kind of pictures, most of the beauties of the world. From places I've traveled, I still recall the quaint melody as I thrill, painting my own pictures in tones. I've painted all Mother Heart, both flowers that brave the morn, tones color the life she's born. I've tried to paint her beauties, from radiant skies to deep blue seas. The sky as she changes her glamour, don't spile blue sunset ember. The words and the veins, the lawn and the plains, leaves on the ground, mountains gray brown, I've with stench of glowing white snow. Il secondo giorno al Bellevue stavo impazzendo dalla voglia di dormire. Vede, io non dormo di notte come gli altri. E di giorno, appena cerchi di buttarti giù, qualcuno ti manda a chiamare. Nessuno mi dava una pillola per dormire, ma dopo colazione io tornavo alla mia branda comunque. E immediatamente sento Mingus! Cerchiamo Mingus! Cazzo, che c'è altro ancora, dottor Bong? Ma questa volta era un giovane internista che si rivelò il fratello del mio avvocato. Accidenti, sarò contento di vederlo. Dottore, voglio ringraziarvi tutti per questa esperienza che vivrà in me per il resto della mia vita. Mi sembra di essere rinato. Adesso vi dispiacerebbe farmi uscire in modo che io possa tornare a casa? Chiudere l'imposta e riposare un po'? Lui fu molto carino, mi disse. Non credo che la lasceranno andare per ora, Charmingus. Mi dicono che lei ha insistito parecchio per entrare ed è qui solo da un paio di giorni. Perché non ne tira fuori qualcosa invece? Io gli dissi che non vedevo nessun vantaggio nello stare rinchiuso lì. Che sapevo che il mio dottore mi avrebbe potuto aiutare di più. Ma noi siamo tutti qui al Bellevue per aiutarle, Mingus. Ma è meglio che si sieda, scriva le ragioni per cui pensa che il suo dottore saprebbe fare di meglio. Allora andai alla mia cuccetta e scrissi. Perché non è la stessa cosa essere curato personalmente dal mio psicologo e vedere l'inferno del Bellevue Hospital. L'orario è abbastanza per distruggere un ottambulo come me. Mi urlano nelle orecchie di alzarmi prima ancora che mi sia addormentato. Ci sono degli insetti che mi lasciano dei segni addosso e mi prudono. I cessi fanno schifo. Gli uomini ci vomitano e si siedono in piedi sull'asse o si chinano sopra imbrattandoli di merda quando vanno di corpo e pisciando quando pisciano. È da tempo che mi sono allontanato dalla sporcizia, dal putritume e dai criminali. Io sono un compositore.
Il dottor Banco continua a dire che io sono un fallito. Non sono venuto qui per discutere la mia carriera, altrimenti mi sarei fatto accompagnare da un press agent. Adesso so che la ragione per cui sono venuto era un pretesto infantile contro il mio dottore. Perché quando non sono andato alla seduta per due volte di seguito, lui mi ha scritto per dirmi che non poteva più dedicarmi il suo tempo. Il dottor Bonk mi parla per due minuti la volta e poi mi caccia via. Il mio dottore non è troppo indaffarato, il suo ufficio non è super affollato, lui non parla per tutto il mio tempo. Ho imparato la lezione. Ridatemi la mia libertà, grazie e addio. Minkus! Ehi! Minkus, sei tu, baby! Ragazza grassa, sei tu! Accidenti, Minkus, perché continui a chiamarmi ragazza? Era già abbastanza schifoso e antipatico che mi chiamassi Fats. Cos'hai contro il nome Theodor Navarro? Scusami, Theodor. Beh, ora puoi anche chiamarmi Fats, tanto sto diventando talmente magro... E so che mi vuoi bene. Minkus, tu non sei mica come quegli altri figli di puttana che non mi vogliono bene e non lo sanno neanche. Ma io ti voglio bene, signor Navarro. Meno male, perché fra poco me ne vado. Ah, e gli hai fatti bene i bagagli, Fats? Ma che cazzo stai dicendo, Minkus? Beh, se io vado da qualche parte mi imballo quello che voglio portarmi dietro. Senti, Minkus, io vado nel nulla. Perciò non mi porto niente. Eppure non ho tanta paura di morire come te, Minkus. Ah, è qui che abbiamo già cozzato, Fats. Perché quando tu hai preso quelle 50 dexedrine, più una manciata di benzedrine tutti insieme, hai detto in culo a Dio! Beh, mi hai spaventato all'inizio, poi ho capito tutto. Quando tu hai detto in culo a Dio, in realtà vuole dire in culo a te stesso.
perché visto che lui, Dio, è l'onninvisibile, se tu lo vuoi inculare te lo devi infilare da te, perché inculare solo l'aria vuol dire inculare da solo te stesso, Fez. E dato che tu non credi nemmeno che Dio esista, ti stai inculando da solo facendoti male, ammazzandoti molto prima del tuo tempo. Io non riesco nemmeno a farti andare da un dottore perché capisca che cosa hai dentro. Mingos, io sanguino perché voglio sanguinare dentro. Mi sono preso la tubercolosi intenzionalmente e spero che non ci sia né paradiso né inferno, come dici tu, Mingus. Pensa come ci rimarrei di merda ad arrivare là e scoprire che l'uomo bianco è padrone anche di quello e che il paradiso è un complesso residenziale e l'inferno sono solo le baracche. Che culo, Mingus? E allora io gli direi: ammazzatemi, teste di cazzo di angeli bianchi finocchi, come avete fatto giù sulla terra, perché di certo della mia anima non avrete né lavoro né affetto. Fanculo! A me non va che qualcuno mi imponga di fare qualcosa, ma io sto per permettere a Dio di ammazzarmi per poterlo incontrare. E se sarà bianco, non mi andrà per principio, neanche alla fine. Capisci, Mingus? Mi sembri spaventato. Non ti spaventare se tutto quello in cui tu credi non esiste per me, Mingus. Io brucerò volentieri per i miei peccati quando saprò che quei figli di puttana bianchi così pieni di odio bruceranno per i loro, Mingus. Loro sono i nostri padroni e nonostante il modo in cui ti vesti, il padrone non libererà mai lo schiavo. Dimmi un po', Mingus. Se Harry Parker Bird crede in Dio? Fez, lo sai che ci crede. Un giorno o l'altro qualcuno di noi, disprezzati, ripudiati fabbricanti di jazz, dovrebbe mostrare a quegli impiegati bigotti che gente come Monk, come Bird, come qualunque altro artista del mondo, muore tutti i giorni per la propria fede. Questo dovrebbe essere il dovere dei santi, Fez? Ma loro sono così occupati a costruire templi che non hanno tempo né per te né per me. Capisci? Tu dici che stai morendo, Fez, e che lo sai, che non provi paura. E allora perché non muori adesso? Se tu sai che Dio non esiste, allora ce l'hai nelle tue mani il potere di Dio. Non hai bisogno di ammazzarti, pensa solo di voler morire. Così vai avanti, Fez, perché lo sai. Lo sai che tu hai ragione, che non c'è Dio. Tu, sì, Fez, tu ne sai più di Cristo, di Buddha, di Socrate, di Platone, di Maometto, di Bert, Giuda, Mingus, Casal, Stravinsky, Benjamin Franklin, Swami, Vivekananda e Norman Mailer. Ne sai tu più di tutti messi insieme. Tu sai che non c'è Dio, vero? Tu ne sai più di tutti, tranne di qualche stupido impresario, critico o uomo politico. Ma sei fortunato che io credo perché te ne vieni qui con un complesso suicida come se fosse originale e pesi meno di 50 chili e io potrei farti il favore in pochi attimi. Ma io so che è sbagliato. Io so di essere nato come un prolungamento della vita. Tutto quello che c'è là fuori, il cielo, la luna, il sole, l'universo, lo spazio, tutta la faccenda, sono io. Mi ricordo una volta, stavo parlando così a Charlie Parker Bird. All'improvviso lui mi disse: Mingus, non fare quel respiro. Io non respirai. Aveva la sua mente in sintonia con i miei pensieri. Quando io sentii il bisogno di respirare di nuovo, lui mi disse: non fare neanche questo respiro. E io non respirai di nuovo. Qualche minuto più tardi gli parlai: ma perché dovrei morire per te, Charlie Parker Bird? Se succedesse, tu non ci crederesti, penseresti che è stato solo un incidente, no. Questo non lo penserei, Mingus, mi disse Bird. Perciò io, Mingus, cominciai a morire per lui. E gli si riempirono gli occhi di lacrime. Disse: non ti sprecare, Charles, non servirebbe a niente comunque. Allora, più tardi, Lenny Tristano entrò nella discussione con me e con Bird
Eravamo dalle parti di Boston, al Chris's Club di Eddie Kern. Tristano stava confermando di essere ateo. E ricordo che Eddie lo interruppe passandogli la sua croce. Eddie gliela diede perché pensava che io e Bird stavamo cercando di distruggere Lenny, mentre in realtà stavamo cercando di salvarlo dalla sua incredulità. E quando Bird vidi che Eddie aveva dato la sua croce a Lenny, cominciò a gridare ad Eddie: «Sei bianco! Sei bianco! Sei venuto a salvare il tuo cieco, fratello bianco, dalla fredda, implacabile morsa della magia nera! Ti sei strappato la croce dal collo per porgerla al cieco perché veda i suoi occhi, non la sua anima. Dovevi darla a me quella croce, perché io parlavo d'amore. Lenny parlava di odio. Dammi quella croce. Dammi qualcosa che io possa dare a Mingus, a lui che morirebbe per me. Mingus! E Bird sfondò con un pugno la porta a vetri e svenne. E allora io mi misi lo splendido gigante caduto sulle spalle e lo portai alla sua macchina. Me lo ricordo ancora così bene quella sera. Bird mi disse: «Mingus, tocca la mia giacca». «Cos'è, Mingus? Che cos'è?» «Ma non lo so, Bird». «È cashmere, Mingus. La migliore lana del mondo. Adesso palpala di nuovo, Mingus. Che cos'è?» «Cashmere, Bird». «Mingus, questa giacca non vale un cazzo. È solo pelo di capra morta delle montagne del Tibet. Pelo di capra, Mingus. Pelo di capra». Io ero lì con Bird, mentre Lenny cercava di dirgli che Dio non c'era, che Dio non esiste. E allora Bird mi disse: «Sei sicuro, Lenny? Il posto è libero di Dio? Beh, allora lo prendo io. In ginocchio, Tristano, ringraziami per tutto quello che ti ho dato. Mettiti in ginocchio, cieco, scriteriato, senza occhi nell'anima. Adora l'uccello che vola senza ali». Se Eddie Kern non l'avesse interrotto, Lenny sarebbe ancora dove stava quella sera. «Mingus, dimmi, Fats, ma chi è? Chi è Dio?» «Fats, Fats, grandissimo figlio di puttana. Charlie Parker Bird è Dio». Them that gods will get, them that not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that God is all. That God is old. Yes, the string gets more while the weak out fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that God is own. That God is own. Money, you got lots of friends crossing round the door. When you're golden, splendid nights, they don't come no more. Rich relations keep crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have,
papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Sono Charles Mingus, mezzo nero, mezzo giallo, ma non troppo giallo da poter essere considerato tale, neppure troppo bianco per essere considerato un bianco. Per quanto mi riguarda, io mi sento un negro. Charles Mingus è un musicista. Un musicista meticcio che compone musica bella, terribile, maschia, femmina e ogni tipo di suono, forte, piano, inaudito. Suoni, 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 suoni. Gli piace un sacco giocare con tutti i tipi di suoni. Io voglio domare il contrabbasso, fargli fare tutto quello che decido io che faccia. Suonare forte, suonare veloce. Voglio placcare il contrabbasso. Voglio che le mie dita siano come delle tenaglie, che stringano forte le corde. Voglio che il contrabbasso sia come un'arma nelle mie mani. Ma quando lo vorrò, con l'arco sarò delicato, come un'ape che ronza sopra i petali rosa di un fiore africano, nato lì, dove nessuno è mai stato.
Familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. Un giorno vedrete un uomo grosso, con un grosso contrabbasso, e che quando lo vorrà vi farà sentire la sua viola, una viola magica, acuta come un violino, è grave come un basso. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Ho quattro vene nere che parlano d'amore. Ho quattro vene nere che giurano sudore, Charles Mingus. Ho quattro vene nere che suonano giù in basso. Ho quattro vene nere. È un grosso contrabbasso, Charles Mingus. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. Ho quattro vene nere scritte sopra il cuore, Charles Mingus. Ho quattro vene nere e tutta una vita da rifare. Ho quattro vene nere che voglio tagliare. Charles Mingus. I'll find you in the morning sun and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Thank you.
Luca Donini, sax. Mario Marcassa, contrabbasso. Valentina Finn, voce. Charles Mingus. Grazie. Vorrei avere i miei colleghi qua. Sì. Allora vi lascio con un racconto meraviglioso legato alla morte di Charles Mingus. Quest'anno sono 100 anni dalla sua nascita, ma c'è una leggenda che non è una leggenda, ma un fatto reale avvenuto. Charles muore nel 1979 a 56 anni. Insieme alla sua compagna tenta un viaggio disperato, perché lui purtroppo è malato del morbo di Lou Gehrig, una malattia degenerativa del cervello che porta alla morte, non ci sono cure. Tentano un viaggio magico quasi, perché vanno da una curandera in Messico, da una maga che possa curarlo, naturalmente non riescono. Ma pochi giorni prima della morte di Mingus, che muore a 56 anni, 56 capodogli, non 55-57, ma 56 capodogli si arenano sulle coste messicane. E è un fatto reale. E tra l'altro il ricordo più bello è che Charles Mingus chiede di essere cremato e nello stesso giorno anche i corpi dei 56 capodogli vengono cremati insieme a lui. Questo fatto ha permesso la nascita del Charles Mingus Day. In Italia nasce il giorno di Charles Mingus a Livorno, quando il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, insieme all'UNESCO, dona all'umanità il giorno in cui si ricorda Charles Mingus, il 22 aprile. Ed è un fatto strano perché nel Museo Naturale del Mediterraneo di Livorno c'è la carcassa della più grande balenottera che sia mai esistita. È lunga 32 metri. Tutto lo scheletro è perfettamente conservato e un grande contrabbassista italiano suonò tutti i brani più belli di Charles Mingus dentro la carcassa di questa balenottera. E da quel giorno nasce il Charles Mingus Day.
È bello sapere che anche Legnago ha ricordato questo straordinario, indimenticabile, meraviglioso uomo e artista. Grazie a tutti voi. Valentina Finn, una voce meravigliosa, vai, te la meriti. Grazie, Ale. Grazie.